provincia di Catanzaro, Civitanova, Bosco Reale, provincia di Napoli e Gubbio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, invochiamo la misericordia del Padre affinché il suo amore purifichi i nostri cuori. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra. Preghiamo.
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei re. In quei giorni Naaman, il comandante dell'esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato dalla sua lebbra. Tornò con tutto il seguito da Eliseo, l'uomo di Dio. Entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio. Rendiamo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per quello che soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui,
con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. In ogni cosa rendete grazie, questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a render gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito nella seconda lettura San Paolo a Timoteo, quando dice: la parola di Dio non è incatenata. La parola di Dio è viva ed efficace, non la possiamo tenere nascosta, non la possiamo tenere incatenata. Oggi il giorno del Signore, domenica, partecipiamo all'Eucaristia nel giorno del sole, appunto per spezzare questa parola e per spezzare questo pane. Il brano evangelico, un brano
di lode e di ringraziamento a Dio. Certo, questi lebbrosi sono stati coraggiosi. Perché sono stati coraggiosi? Perché hanno infranto la legge. I lebbrosi dovevano tenersi infatti lontani, a debita distanza dai villaggi. Avevano legato ai piedi dei campanacci, in modo tale che le persone dovevano accorgersi che c'erano dei lebbrosi, quindi erano degli emarginati. Ma come superano la distanza tra loro e Gesù? La superano con un grido. La loro stessa malattia era diventata un grido, fratelli e sorelle, che nessuno ascoltava più. Nessuno si poteva avvicinare ad un lebbroso, nessuno andava incontro a un lebbroso per il contagio della malattia. Ma la forza della fede, perché riconoscono in Gesù il Figlio di Dio, li fa gridare. È il grido della preghiera, fratelli e sorelle. Non c'è lebbra che tenga, non c'è condizione che possa vincere sulla preghiera. Loro urlano a Gesù. E che cosa chiedono a Gesù? Dicono: abbi pietà. Chiedono pietà a Gesù, perché sanno che Gesù ha operato altre guarigioni e il dono della fede farà capire a loro che saranno guariti da questa lebbra. Fratelli miei, anche noi tante volte urliamo: Signore, abbi pietà di me. E dobbiamo gridarglielo al Signore, perché vedete, quelli avevano la malattia della lebbra. Noi abbiamo un altro tipo di lebbra, tutti. E qui siamo tutti malati. Questa lebbra si chiama il peccato. Noi oggi non sappiamo più riconoscere il peccato, perché siamo arrivati a giustificare tutto. Ci siamo fatti un Dio a nostro uso e consumo, ma quello non è il Dio di Gesù Cristo. E allora noi dobbiamo fare come quei lebbrosi, riconoscere la nostra lebbra. Perché sapete qual è il guaio anche? Che non sappiamo riconoscere in noi il peccato. Quante volte diciamo: io non ho peccato, io mi sento giusto. Quante volte lo diciamo? Ma perché devo andare a confessarmi? Io non ho peccati. È la mentalità odierna. È la mentalità di oggi. Verrà un tempo in cui i cristiani perderanno il senso del peccato, aveva detto un grande papa, Pio XII. E siamo arrivati al tempo in cui i cristiani hanno perduto il senso del peccato. Non riconoscono più questa malattia che è la vera lebbra. Abbiamo sentito nel Vangelo che solamente uno, ed era straniero, va a ringraziare il Signore. Gli altri 10, gli altri 9, dove sono?
Sapete che cosa è successo? Che sono stati guariti nel corpo, ma poi si sono riammalati nello spirito, perché non sono stati capaci di andare a ringraziare Gesù per il dono di quella guarigione. E quante volte anche a noi capita, fratelli e sorelle, questo. Veniamo guariti, stiamo bene, poi ad un certo punto ci dimentichiamo del buon Dio. Pensate per quanti cristiani oggi non è domenica. La domenica è il giorno del Signore. Per quanti cristiani oggi è il giorno della vacanza, del divertimento, tutte cose buone, belle, giuste. Ma al primo posto c'è il Signore. Quante volte abbiamo sentito dai figli spirituali di Padre Pio cacciati via dal confessionale perché? Perché sono mancati per una sola volta la messa la domenica. Vai via. Perché doveva farti capire l'importanza di mettere Dio al primo posto. Ringraziare sempre il Signore, fratelli e sorelle. Allora anche noi stamattina ci mettiamo in atteggiamento umile, di persone che si sentono davvero malate e che hanno bisogno di guarigione, ho bisogno di essere guarito da questa lebbra e il Signore mi guarisce attraverso il sacramento della riconciliazione e gli dirò grazie Signore perché mi hai guarito. Grazie Signore perché sei stato un papà buono che non guarda alle mie mancanze ma guarda al mio pentimento. Ti grido, abbi pietà di me. Dobbiamo farlo tutti questo, ringraziare il Signore per tutto quello che ha fatto e continua a fare nella nostra vita. Il nostro sguardo va alla Madonna, la perfetta cristiana, colei che è vissuta alla scuola del Vangelo. Siamo nel mese di ottobre, il mese della Madonna del Rosario, il mese missionario. Come gli aiuteremo le missioni? Non solamente col nostro obolo, ma soprattutto come ha fatto Santa Teresina di Gesù Bambino, che è diventata patrona delle missioni, con la preghiera. E con questa bellissima preghiera della Madonna del Rosario, proprio oggi 13 ottobre, ricorre l'ultima apparizione della Madonna a Fatima, quando si manifesterà dicendo: io sono la Madonna del Rosario. E Padre Pio quanti rosari ha detto nella sua vita per noi, per la salvezza dei suoi figli spirituali. E lui che ha lasciato quel bellissimo testamento, vorrei avere una voce sì forte per gridare a tutti: amate la Madonna, fatela amare, recitate tutti i giorni la corona del Santo Rosario. Riprendiamo questa pia pratica, non solamente nelle nostre chiese, ma nella famiglia. Noi sappiamo quanto la famiglia oggi è attaccata dal demonio, quante separazioni, quante divisioni, quante tragedie. Sapete perché? Perché non siamo più capaci di pregare in famiglia, non siamo più capaci
di fare un po' di silenzio, di spegnere la televisione, di spegnere il cellulare, di spegnere il computer per dire: questo quarto d'ora lo dedico al Signore, con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, con i miei bambini. Lo diamo a Dio, è il tempo del Signore. Dobbiamo dargli. Sapete quanto ci teneva Padre Pio? E non voleva essere disturbato quando stava pregando. È il tempo di Dio. Allora, fratelli e sorelle, termino chiedendo alla Madonna l'intercessione di San Pio di tenerci sempre sotto la loro protezione e di aiutarci a gridare al Signore: Signore, abbi pietà di me. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore ci invita a rendergli grazie. Facciamo nostri i sentimenti del lebbroso risanato e tornato a ringraziare Gesù. Preghiamo e diciamo: ti ringraziamo, Padre, fonte di ogni bene. Per la Santa Chiesa, perché eleve ogni giorno la sua liturgia di lode, manifestando gratitudine e riconoscenza per l'amore di Dio, riversa sul suo popolo, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, fonte di ogni bene. Per i cristiani, perché siano sempre grati per la salvezza offerta da Dio, attraverso il dono del sacramento, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, fonte di ogni bene. Per quanti si sono allontanati da Dio, perché possono riscoprire la bellezza della fede e fare ritorno sulla strada dell'amicizia con Dio, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, fonte di ogni bene.
per tutti noi, perché questo banchetto domenicale risalda la nostra fede facendo scaturire in noi sentimenti di gratitudine e riconoscenza, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, fonte di ogni bene. O Padre, aiutaci a comprendere i Tuoi doni in tutta la loro bellezza e a condividere con le persone che sono al nostro fianco, per Cristo nostro Signore. Amen. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, tu l'hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore,
A te aneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E ti faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri,
San Pio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno gli stessi fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci da fratelli un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. Padre santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen. Grazie a Dio. Donna dell'attesa.